E stasera abbiamo due personaggi interessantissimi, nel senso che le loro denunce contro il malaffare, contro il degrado in cui versa la Calabria ed il Sud sono, diciamo, moltissime. Vi presento Carlo Puca, che è giornalista di Panorama, e Paolo Pollichieni, direttore del Corriere della Calabria. Sono tanti, sì. Carlo Puca, appunto, ha compiuto questo reportage giornalistico dall'Aquila a Lampedusa per tracciare, diciamo, per parlare dei paradossi che affliggono l'Italia, in modo particolare il Mezzogiorno. E Paolo Pollichieni, tra le altre cose, ha scritto Casta Calabra, in cui già anni fa denunciava, diciamo, il malcostume calabrese. Adesso lo aggiornerà in diretta con Carlo Puca. Quindi cedo subito la parola al direttore e vi auguro buon ascolto. Grazie. Io non, di mestiere a stento riesco a fare il cronista di strada, per cui non posso certo fare il critico letterario, per cui vorrete perdonare se l'approccio sarà un approccio di curiosità più che di aiuto nella lettura del libro, che è un libro importante, che io non riesco, proprio perché leggo molto, leggo con piacere, ma non lo faccio per mestiere, quindi non ho gli strumenti per stabilire le categorie di un libro. Abbiamo qui però chi il libro l'ha scritto e potremo chiedere a lui se dobbiamo ritenerlo un saggio, se in questo saggio c'è una tesi, se invece è un grido di dolore, se invece è una forte protesta o se ancora è un rigurgito della cattiva coscienza che molti intellettuali del Mezzogiorno hanno o dovrebbero avere. E il libro di Carlo Puca comunque dà un altro tassello a un mosaico importante, cioè quello che da un po' di anni a questa parte, non sono molti, la storia del Sud è scritta da intellettuali del Sud. Non era così fino a qualche tempo fa. Io ho anche l'incarico di dare a voi, ma soprattutto a Carlo e alla nostra instancabile Tonia Santacroce, il saluto di Nicola Gratteri, che è al Maurizio Costanzo Show, quindi non gli abbiamo chiesto però avrebbe, se fosse stato possibile, ma non era possibile perché Carlo ha incasellato una serie di impegni anche a Lamezia, a Cosenza, eccetera, alternare, lui sarebbe stato qui stasera per dire quello che sto dicendo anch'io, cioè adesso bene o male, attraverso i libri di Gratteri, i libri di Puca, ma anche i libri di tanti altri, la storia... La nostra storia comincia ad essere scritta, a viaggiare attraverso le esperienze, i libri e la fatica letteraria di gente che sta tra noi. Non basta a colmare i problemi. Per cui il libro di Puca, ci dirà lui se appunto è un atto di dolore o è un forte richiamo, ma la prima provocazione che voi troverete terribile, io l'ho letta così, poi è nella copertina, ma non per la truce frase "il Sud deve morire", ma per il fatto che non c'è e non sappiamo per quale motivo,
se è una scelta o se è un'indecisione, ti aspettavi di trovare subito dopo un punto esclamativo per dire non c'è più niente da fare, o un punto interrogativo per dire vediamo cosa si può fare per evitare che questo accada. E poi io non leggerò molto del libro, ma alcune cose sì, le devo all'autore, perché anche in un libro così, diciamo, come certi film da stomaci forti, io sono arrivato intorno alla pagina 72-73, che era di sera, ero meno male, perché se no ridevo come un cretino, sembrava che leggevo un libro di barzellette, perché Carlo ha descritto una scena che io e molti altri, quando capitiamo dalle parti della Camera in transatlantico, vediamo, ma a nessuno era riuscita, era venuta l'idea e nessuno era riuscito a descriverla così bene. Però è un ritratto che, al di là degli involontari protagonisti, ve li dico, tanto li troverete nel libro, sono l'ex senatore Covello e l'attuale deputato Covello, cioè padre e figlia. E c'è questo rituale nel transatlantico: ogni volta che arriva qualche personaggio della prima, della primissima, della seconda o della terza Repubblica, c'è il padre che si lancia all'inseguimento con la figlia, gliela presenta, che è un po' un modo, insomma, di apprezzare, di far rivivere una certa politica delle nostre parti, e forse parte da lì la nostra diversità. Se qui il parlamentare non si fa vedere al funerale, al matrimonio, al battesimo, rischia di perdere consenso. In un'altra realtà del paese, se nei giorni in cui alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica si discute di leggi importanti e il parlamentare si facesse trovare nella piazza del paese o al matrimonio o al battesimo o al funerale di qualcuno, verrebbe preso, insomma, non se non a schiaffi, certamente verrebbe censurato. Però ripeto, in tutto questo c'è un ruolo che l'intelligenza locale o non ha coperto o non è in grado di coprire, e questo ci porta a un altro nodo che il libro introduce. Quando parliamo di fuga di cervelli, perché non facciamo un atto di onestà e distinguiamo tra quelli che hanno scelto di andare via e quelli che sono stati cacciati? Perché anche questo avviene dalle nostre parti, no? Io parlo ai concittadini di Dulbecco. Dulbecco dice: devo tutto alla mia Catanzaro. E lo dice anche con un fondo di ironia, perché se non l'avessero bocciato, o meglio dichiarato non idoneo agli esami per fare il biologo al Pugliese Ciaccio, probabilmente sarebbe rimasto qui un ottimo biologo, ma non prendeva il Nobel. E invece ha scoperto che per contare le catecolamine urinarie dei suoi concittadini non era in grado. Lontano da qui ha preso il Nobel. Allora, Maria Latella, in una trasmissione a Sky, fece un attacco feroce alla lei regina, io sono della provincia di Reggio Calabria, alla nostra realtà. Tant'è che in un intervallo io gli chiedessi: facci piano, è pur sempre la nostra terra. Abbiamo, noi ce ne siamo andati, però è la nostra terra. Lei ha detto: guarda, questa ipocrisia deve finire, noi non ce ne siamo andati, a noi ci hanno cacciati. E allora su questa riflessione va fatta, cioè o la fanno gli altri o la facciamo noi. Quando voi sentite, e troverete traccia anche di questo nelle categorie che tratta Carlo, quando voi sentite dei viaggi della speranza, della sanità che bisogna inseguire altrove, la vedete affrontata
sotto tutti gli aspetti, tranne che sotto uno, che ormai sfugge a tutti noi. La trovate affrontata sotto l'aspetto economico, sono soldi che escono dalle casse della nostra regione e vanno nelle casse di altre regioni. Sotto l'aspetto delle famiglie, costrette a dividersi, a separarsi, chi a restare qui con i figli e chi a andare lì. Lo trovate, non trovate l'aspetto invece più grave, che è quello antropologico. Fateci caso, perché penso che ognuno di noi si è imbattuto in questa esperienza. Il danno è doppio, perché non solo si emigra per trovare risposte ai propri problemi di salute, ma in 9 casi su 10 sarete affidati a mani di calabresi. E non sono calabresi che hanno deciso di fare il centro tiroidi a Pisa o al Gemelli, o di curare la mamma defunta oggi di Berlusconi, come fa il mio amico Bernardo Misaggi, Alpini, no. È gente che ha tentato di fare a casa sua. E chi si ostina deve scegliere una condizione da eroe civile a 30 chilometri da qui. C'è questo milite ignoto femminile che ha inventato la nicastrina. Il più scemo dei docenti delle 3 università calabresi ha un superattico come studio. Lei per laboratorio ha un sottoscala. Quanto dovrà pagare ancora il suo voler restare in Calabria e imporre alla sua scoperta, alla proteina che ha scoperto, il nome di nicastrina? E allora, voi capite bene la polemica, che è stata anche polemica politica. Io l'ho affrontata quando qualcuno parlava qui del modello Reggio. Il modello Reggio era cercare il nemico fuori dalla nostra realtà. Il nemico è fuori, è lontano, è uno che ce l'ha con noi perché siamo troppo bravi, troppo belli. Il nemico purtroppo ce l'abbiamo in casa. E negarlo, fare questa opera autolesionista di negazionismo, è la madre di tutte le nostre tragedie. Il libro di Puca queste cose le spiega e io oserei dire le inala. Perché è un libro stupendamente disordinato. Le categorie le mischia, ed è bene che faccia qui. Io voglio sperare che proprio l'ha fatto con dolo. Lui non divide le categorie, voi le categorie le trovate, ma le trovate mischiate. Lui il mafioso lo mette a fianco al colletto bianco e tutte e due li mette a fianco al prete che non fa bene il prete. E poi ha un coraggio da leone, perché dedica un capitolo alla mafia dell'antimafia. Ebbene, noi nel nostro piccolo lo dicemmo qualche anno fa, quando l'antimafia si dota di partita IVA non è più antimafia. Quando il volontariato diventa danzante e saltellante, noi all'epoca, però all'epoca avevamo dei mostri sacri, guai, era come la polemica dei tempi del liceo per chi ha più o meno la mia mezza età, il bidello ci pescava con la sigaretta, era fascista, c'erano tutti fascisti, magari anche un partigiano ci andava di mezzo, diventava fascista, perché era una cosa, adesso lì guai a dire che quella non era l'antimafia che ci serviva, perché diventava il mafioso. E Carlo questo capitolo lo affronta e fate bene attenzione, fa un'altra opera di verità, di coraggiosa verità, un capitolo del capitolo, una parte del capitolo la dedica all'antimafia di chi fa il mio, il suo mestiere. Un autorevole collega
Io non amo la polemica, cioè, amo la polemica ma non quando diventa dialogo. Mi voleva trascinare in questa polemica perché io da calabrese dovevo capire da Sansonetti, che non era mai sceso in Calabria, cos'era l'Andrangheta, com'era la giustizia e qual era il problema. Io non mi rassegnavo, c'era questa polemica a distanza. Poi tra l'altro io da calabrese, ionico, salto subito alla giugulare, lui invece era sempre affettuoso, cioè per cui se la gente ci vedeva insieme, dice guarda questo è proprio un cretino, quello io è un bifolco, quello gli vuole bene, lo tratta sempre con grande... E lui riteneva di accusare me di essere, tra virgolette, accovacciato dietro le porte delle procure. Tra l'altro, spero non rendendosi conto che dalle nostre parti dire questo significa anche esporre le persone. No, ma lasciamo perdere. Alla fine ho dovuto spiegare che noi abbiamo messo anche uno dietro l'altro decine di articoli. E in questo devo dire che Carlo Buca sul Panorama più di una volta ci è stato vicino. Oggettivamente vicino. Talmente vicino che nessuno crederà che noi ci siamo incontrati di persona questa sera. La prima volta. Quindi abbiamo avuto delle... quando c'era ancora la politica si parlava convergenze parallele, ma senza mai incontrarci fisicamente. Noi spiegammo e mettemmo sotto il naso di questi nostri amici decine di articoli, decine di inchieste che non trattavano bene né le procure né il pianeta giustizia. Ma mentre alcuni chiedono conto di quello che la giustizia fa, noi chiedevamo e chiediamo conto di quello che la giustizia non fa, di quello che la giustizia non ha fatto. Perché io ringrazio il procuratore oggi di Roma per averci fatto scoprire che l'Andrangheta è il più grave fenomeno criminale esistente al mondo. Per la verità gli americani 12 anni prima l'avevano messo nella blacklist delle organizzazioni pericolose per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Però io poi non ho trovato un altro magistrato che venisse qui a spiegarmi se tutta questa pericolosità è scoppiata, è sbocciata, è fiorita in una notte. A noi risulta che ci hanno avuto 30 anni di libero pascolo l'Andrangheta, perché l'Andrangheta non ha mai messo bombe, ha delegittimato i suoi avversari. Queste cose da Villani, Corleonesi, i calabresi non le hanno mai, hanno optato per linee scientifiche molto più sostanziose e molto più, diciamo, premianti ai fini dei loro piani. Allora, tutte queste cose faranno, io mi auguro, la fortuna del libro di Carlo Cucca, ma non daranno quella soddisfazione che io immagino Carlo Cucca sta cercando di avere dal suo libro se non completano il titolo, mettendoci un punto esclamativo, un punto interrogativo. Il Sud deve morire? Non lo decidano gli altri, non lo decideranno. Lo decideremo noi, ognuno nel nostro piccolo. Se morirà, non abbiamo titolo per rimproverarlo a gente che sta fuori, che ce l'ha con noi. Se si salverà è perché incominciamo a stabilire che non può essere l'unica cosa organizzata che c'è nel nostro territorio, non può essere la criminalità. Deve essere anche qualcosa. E giusto per restare agli affreschi di Carlo Cucca, che troverete nel libro, così io faccio il bravo promotore, troverete anche un altro vostro concittadino che ha separato, separa, forse separerà ancora a lungo i giudizi di molti di voi, di molti di noi.
ed è l'attuale sindaco di Napoli. Leggetele, sono due pagine, due, ma sono belle, perché è la via messianica alla salvazione delle città. Cioè, a Catanzaro bisognava salvarla per via giudiziario Forcaiola. Napoli si è salvata per via messianica. Vabbè, però tu sottovaluti San Gennaro. Beh, non sottovaluto quello che hanno fatto i napoletani a San Gennaro. Mi pare di ricordare che lo hanno inseguito, bruciato anche dopo. E allora noi questo dobbiamo, intanto dobbiamo ringraziare chi come Carlo Puca vince la pigrizia, perché vince due cose, la pigrizia che è sempre la nemica del cronista, io immagino, e soprattutto vince la scommessa con se stesso sulla utilità del gesto che va a fare, della esperienza che va a cementare e della cosa che va a scrivere. Poi possiamo anche ringraziarlo nella misura in cui da questa serata nasce, insieme alle altre cose, perché viva Dio, io ieri veramente volevo esserci, perché non conosco, dei due ospiti conosco soltanto Don Mimmo Battaglia, e Don Mimmo Battaglia è uno che ti mette in crisi. Tu arrivi lì con, intanto perché è uno dei pochi preti che usa ancora il condizionale, i politici non ne parliamo, i giornalisti, il condizionale non si usa più. Ecco, Don Mimmo Battaglia usa il condizionale, però è un condizionale che ti mette il panico. Io adesso mi fermo qui perché è la parte introduttiva perché vorrei che, rispetto a queste provocazioni che contengono anche del loro male, alla fine dicelo tu cos'è, questa tua fatica. Sì, però tu, e poi ho però qualche altro. No, per carità, però meno comoda. Il problema è questo, siccome il libro non è tuo, ti viene più facile da fare, diciamo, la cosa. Vi assicuro, mi capita spesso, televisione, ma è molto meno emozionante e preoccupante che avere una sala davanti con tante persone, perché tu in televisione cambi il canale e chi non ti vuole vedere non sapeva una sente. Siccome voi siete venuti apposta, adesso mi tocca, diciamo, avere un minimo di ecco, già questo è già di un punto di partenza. E allora cercherò di spiegare, diciamo, come nasce il libro, che credo fosse la prima questione. Ma è nato con l'idea di raccontare il Sud come non si faceva più da moltissimi anni, appunto, perché non lo fanno, secondo me, né i giornalisti come noi, né lo fanno i letterati, nel senso che, insomma, diciamo, sono scritture sempre abbastanza sedute, come spiegarti, e ho trovato la fortuna, e questo è un tema nel tema, perché è un libro che ho proposto a svariate case editrici meridionali, ma nessuna poteva, ahimè, sostenere i costi di questo libro, ma non perché dovessi incassare tanti soldi, quei libri, figuratevi, insomma, nessuno si arricchisce, tranne i cinque, sono sempre i soliti cinque, ma se lo meritano pure, evidentemente, ma perché questo viaggio costa, ed è il motivo per cui i giornali poi fanno pochi reportage ormai, ed è uno dei problemi del giornalismo, perché per raccontare, banalmente, per raccontare il mondo devi starci nel mondo. Se tu lo fai, diciamo, col copia e incolla su Google, è finito il giornalismo, non ha più senso, perdi la battaglia, impari. Quindi era un libro che costava in partenza, perché appunto il viaggio è stato da Lampedusa all'Aquila, passando per la Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria, insomma, un viaggio di 3.000 chilometri con alberghi, dormire, viaggiare, tutto quanto, naturalmente aveva proprio un costo fisico il libro. E il mio viaggio è durato una settantina di giorni, cui settantina di giorni non consecutivi, perché tra l'altro troverete appunto questa cosa nel libro,
molte volte, no, le infrastrutture meridionali, quante volte cadono a pezzi, eccetera, tutto quanto, però lo vedi sempre questi pezzi fatti da Roma. Io invece ho voluto fare i viaggi tutti e tre, li ho fatti in nave, l'ho fatto in aereo, l'ho fatto in treno, l'ho fatto in autostrada, perché da, in alcuni tratti, naturalmente, non tutto. No, allora Salerno-Reggio Calabria è stato, diciamo, è stato, no, l'ho fatta, perché ero indeciso se fare la Salerno-Reggio Calabria o la Ionica, perché naturalmente poi, insomma, non volevo raccontare. Alla fine ho fatto la Salerno-Reggio Calabria perché mi interessava raccontare una cosa, che racconto appunto nel libro, e anzi, forse sciogliamo le cose. Allora, questo libro nasce fondamentalmente per far parlare del Sud, perché non ne parla più nessuno. Se ci fate caso, non c'è un politico meridionale di peso. Gli ultimi governi non hanno avuto un ministro meridionale di spesa. L'ultimo è evidente, il ministro per il Sud, cioè che ha la delega per il Sud, è un avvocato di Cuneo che si chiama Enrico Costa. Io domenica vado a Cuneo, glielo vado a dire, perché davvero, non sto scherzando, cioè, la delega sul Sud ce l'ha un avvocato di Cuneo, Enrico Costa, il ministro degli affari regionali con delega al Mezzogiorno. Se vi sembra normale. Non c'è un ministro meridionale di spesa, abbiamo soltanto Angelino Alfano che sta agli interni, poi può piacere o meno, ma è un'altra storia, cioè non si tratta di investimenti ma di difesa. E quindi io ho cercato proprio di fare, sono partito senza un'idea precisissima, cioè volevo fare un libro che raccontasse il Sud on the road, proprio sulla strada raccontando tutto. Ed è nato, era un libro nella mia testa sentimentale, cioè basato sul sentimento di meridionale che torna a casa. Dovete sapere, qui c'è la parte personale, che negli ultimi 2 anni mi sono nati 2 figli, insomma sono un po' anzianotto per fare figli rispetto ai canoni meridionali, insomma, mio padre e mia madre hanno avuto, lui aveva 18 anni, mia madre 15, io il primo l'ho avuto a 45 anni d'età, quindi potete immaginarmi, insomma, mia nonna era nonna a 33 anni d'età, cioè sono completamente fuori regime. Mi sono nati questi 2 figli e quindi io mi sono messo in testa, ma davvero mi ero messo in testa, ho detto di farli nascere a Napoli, ed è un pezzo di racconto anche questo. No, Satani a casa non si nasce più, ma comunque sì, insomma, mio fratello per esempio è nato fisicamente a casa, si nasceva a casa ancora all'epoca. Volevo farli nascere a Napoli, a napoletano, dove, insomma, pure la mia compagna è napoletana e tutto qua. E siamo andati a questi ginecologi. Allora tu vai dal primo ginecologo, io lo so che sembrerà, vai dal primo ginecologo, dici no, tutto bene, allora sì, allora programmiamo il parto cesareo per questa data qui, eccetera. Dici ma veramente, ma perché dobbiamo fare cesareo? Mica è obbligato? No, ma assolutamente la sicurezza della donna è fondamentale. Allora ci informiamo. No, in verità il parto cesareo è più pericoloso per la donna, cioè si deve fare soltanto in casi estremi, si tende al naturale e poi se c'è qualche difficoltà si fa il cesareo. Vai dal secondo ginecologo e dici vabbè tutto bene, cosa, allora paracambiamo il parto cesareo. Dice, tutto, ma perché il parto cesareo? No, perché il parto cesareo è più vantaggioso per la donna, eccetera eccetera, ovviamente mentendo, perché nel frattempo c'erano informati. Dal terzo la stessa storia, a quel punto abbiamo rinunciato, siamo andati all'isola di Berina a Roma, ahimè questo è nato a Roma, spero solo che non mi cominci a parlare eccetera, perché posso morire, ma soprattutto mi diventi tifoso della Roma, quello sarebbe tremendo. E siamo stati così, allora, ed sono nati tutti e due col parto naturale, una compagna non giovanissima perché ha 41 anni, quindi non stiamo parlando di una ragazzina, che perché è la normalità. Allora, poi sono andato a vedere, e adesso vi racconto degli episodi così, ma è un libro abbastanza così, il disordine, diciamo, di cui parla Paolo. A vedere. Voi lo sapete che in Campania c'è il record mondiale di parti cesarei? Il record mondiale. Ci sono posti dove il 99% dei bambini nascono col cesareo. Io sono andato a vederne uno, quindi racconto sto posto dove sono andato a vedere. I motivi sono fondamentalmente due. Uno, perché i medici incassano di più, le cliniche incassano di più in convenzione. E la seconda, dettami da, diciamo, Ministero della Salute, quindi non è così, perché i medici a Napoli hanno tutti le barche, mi sembra una cosa strana. Allora loro programmano il cesareo perché possono andarsene fuori dal venerdì mattina al lunedì, quindi il cesareo per loro è una manna dal cielo perché hanno 4 giorni di lavoro e 4 giorni di barca. Non so, ma guardate che è questo, e vi dico anche perché poi vi cito 2 episodi, questo è un altro.
Vi dico anche perché poi alla fine serve parlarne, perché ho presentato questo libro con il vicepresidente della giunta regionale della Campania 3 settimane fa. Non ginecologo, ma ho presentato questo libro con lui e ho raccontato questa cosa a lui dicendo: ma perché così? Naturalmente due ginecologi in sala che si sono infuriati, perché vabbè, lasciamo stare, ce ne sono qui ginecologi, spero, insomma, ma non sono campani, quindi mi salvo comunque. E lui dice: no, faremo qualcosa. Se voi guardate su le notizie, naturalmente la notizia è della Campania, in Calabria magari non è arrivata, il governatore De Luca ha annunciato che rivede la cosa dei parti cesarei. Adesso verranno pagati uguale, anzitutto questo, verrà introdotto l'epidurale, che in Campania non c'è, che è il... davvero, non esiste, cioè bisogna... adesso sono diventato un esperto mondiale, non pensate, ma naturalmente... è così. E naturalmente è una piccola vittoria, capiamoci, rispetto al libro, ma almeno un effetto l'hai avuto subito, immediatamente, è una cosa tangibile, è una cosa per la quale appunto ti dimostra il fatto che combattere, scrivere, affermare, diciamo, quelli che sono normali diritti, la normalità non è una cosa straordinaria, tu la ottieni. Seconda cosa, Salerno Reggio Calabria, visto che ci siete, questa, ricordatevi di me quando andate negli autogrill, c'è un capitolo dedicato agli autogrill della Salerno Reggio Calabria. Vi spiego perché. Un giorno mi capita tra le mani dal medico, manca a farlo apposta, se non sanno così, 4 ruote, le femminucce non lo sanno, 4 ruote è la Bibbia degli automobilisti, cioè sono tutti quelli che si devono comprare la macchina, la cosa eccetera, comprano questo 4 ruote. 4 ruote aveva una recensione degli autogrill delle autostrade italiane. Va bene? Guardo sta recensione e anzitutto scopro questa cosa, cioè loro scrivono proprio: chissà perché più si va verso sud e più peggiorano gli autogrill. Dico: oh, mazza, questi sono proprio una cosa così. E quindi tutta una serie di cose. I treni, poi là c'è un'altra cosa ancora. Allora vado a vedere, io sono, diciamo, da bambino che faccio la Salerno Reggio Calabria, perché faccio le vacanze in Calabria da sempre, quindi sono... e quindi vado a vedere la Salerno Reggio Calabria. Non l'hanno manco recensita, cioè non c'era, come se non esistesse, ve lo giuro. Allora, c'è il numero, adesso a memoria non me lo ricordo, nel libro voi trovate il numero di 4 ruote, cioè non esisteva la San Giorgio, come se per loro non fosse un'autostrada, cioè 4 ruote non la consideravano un'autostrada. Allora io mi sono messo in macchina, mi sono fatto la San Giorgio Calabria, cioè come una cosa, entrando nei vari autogrill e facendo una mini recensione, diciamo, non da esperto mondiale anche in questo caso le cose, quindi. E la scoperta qual è? Che il 90% degli autogrill della Salerno Reggio Calabria sono quelli del 1972, cioè non c'è mai stata speso un euro, cioè non è che tu dici abbiamo, che ne so, cambiato i rubinetti, non è mai stato speso un euro, mai uno speso un euro, cioè noi abbiamo gli stessi bagni del 1972. Un mese e mezzo fa, una mattina, ricevo una telefonata di Gianni Armani, è presidente amministratore delegato dell'ANAS, cioè quello che gestisce la Salerno Reggio Calabria, e mi chiama, cioè, guarda, in verità mi dava del lei, ma per semplificare, ho letto il libro, me l'hanno dato, guarda, io mi sono mortificato, ma la verità è che noi non c'entriamo niente con questo benedetto grillo, perché noi abbiamo naturalmente la gestione della strada, ma poi facciamo degli appalti per gli autogrill che adesso sono in scadenza, tra l'altro, quindi verranno rinnovati, e abbiamo mandato anche delle note alla magistratura per segnalare alla ASL, alla magistratura, alle ASL, insomma agli organi competenti per verificare lo stato di igiene degli autogrill. Però nessuno si muove, appunto, perché poi tutto si tiene assieme, no? Perché allora, e mi fa: però guarda, una cosa te la voglio dire, abbiamo deciso come ANAS di rifare noi almeno 5 bagni di 5 autogrill in cui veramente la situazione è drammatica, anche se non ci spetterebbe, perché non spetta a loro, noi spendiamo sti soldi, facciamo i bagni e poi ci rivaliamo contro i gestori anticipiamo praticamente. Dico: ma sarà un investimento? E lui fa: la verità, cioè sono 20.000 euro a bagno, cioè questo è 20.000 euro a bagno, ed è quello che un autogrill incassa in 4 giorni, 5 giorni, una settimana. Allora,
Allora, quindi ricordatevi quando andate al bagno sulla storia di Reggio Calabria, che è merito mio se lo trovate sistemato. Questo vi ricordatevelo tutti, eh? Questo proprio ci tengo da morire. Naturalmente, però, è qui. Esatto. Naturalmente, però, io dico anche questo nel libro per spiegare poi la cosa. Ma non è che è soltanto colpa loro che non la fanno, è pure colpa nostra che ci andiamo in quegli autogrill. Cioè, noi lo sappiamo di chi sono gli autogrill, lo sappiamo che è di gente che produce maglioni, che fa altre cose nella vita, ma noi abbiamo ormai, e questa è la responsabilità grande di noi meridionali, ci siamo assuefatti al peggio. Cioè, qualsiasi cosa ci sembra normale. Cioè, avere il bagno di quel tipo sull'autogrill è tanto, vabbè, siamo al sud, fai il viaggio in treno, io l'ho fatto, appunto racconto sto viaggio da Diamante a Salerno, perché poi sono sceso a Salerno e lì è stata proprio la vera botta per fare il libro, quel giorno lì, devo dire, l'estate scorsa. È mai possibile che tutte le estate, non c'è un'estate, una che sia una in cui io faccio il viaggio in treno, ma sono sfortunato io. La carrozza senza aria condizionata, e i bagni rotti, e la carrozza che si rompe perché a un certo punto, e i ritardi di 3 ore, e basta, e basta pure dire, e vabbè, ma stai al sud, che ti aspetti? Sti cavoli, per non dire una parola più forte, ma sti cavoli, e basta st'idea che stiamo al sud e quindi ci dobbiamo meritare il peggio. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Basta, noi dobbiamo, io vi voglio spaventare. Voi dovete, anche perché sta succedendo una cosa, ma questo forse ne parliamo dopo. La verità, deve morire o non deve morire? Allora, la mia tesi è che il sud viene, è in coma, e questo è pacifico, lo sappiamo tutti, diciamo, non è. È che il sud viene tenuto in coma volutamente, perché su questo coma ci mangiano sempre gli stessi, lo voglio dire forte, ci mangiano sempre gli stessi. Allora, come se ne esce? Io dico, noi dobbiamo uccidere questo sud così com'è, dobbiamo uccidere questi che ci mangiano, dobbiamo ucciderli, e non è vero che nulla può cambiare, perché basta fare i comportamenti individuali, valgono più di tutto il resto del mondo. L'idea che a Catanzaro, ecco, la raccolta differenziata al 60%, è una roba straordinaria, ma perché sono i comportamenti individuali delle persone, non è perché c'è qualcuno che te lo impone, è perché siamo noi, siete voi anzi in questo caso a farla. Ed è un dato che è migliore dell'80% dei comuni, non del nord Italia, perché il mio paragone non è quello rispetto al sud, devo dire. Dell'Occidente. Noi dobbiamo stare nel mondo, nel meridionale, dobbiamo smetterla di dire, e lo dico soprattutto ai napoletani, basta che ci sto solo, basta che ci sto mare. Non basta più, perché prima è bastato fermarmi a parlare con 10 persone, di queste 8 avevano i figli che stavano all'estero. Perché se ne vanno tutti, la soluzione finale è già in atto, cioè il Sud sta già, morirà, non perché sarà svuotato. L'Istat calcola che a questo ritmo nel 2050 ci saranno 11 milioni di persone al sud, adesso siamo 19, 11 milioni di persone, e se ne vanno, diciamo, quelli più qualificati, se sta avvenendo questo. I ricchi ricchi, che naturalmente hanno i loro interessi, io non colpevolizzo la ricchezza, ma questo è un discorso a parte, comunque stanno lì. E poi, chiamiamola con un termine orrendo, la plebe. Il ceto medio, e mi pare di capire siamo noi quelli che stanno qui, se ne sta andando, i vostri figli o i vostri nipoti se ne vanno, non rimangono, se ne vanno, ma non perché, diciamo, c'è un anelito, diciamo, io voglio andare per forza all'estero, no, è semplicemente perché non hanno le condizioni. Allora, queste condizioni bisogna dargliele, è quello che spetta alle nostre generazioni. Cioè, noi dobbiamo, tengo a dire anche un'altra cosa a proposito di Don Aniello, dovete sapere che io sono fisicamente nato a Scampia, sono nato lì,
sono cresciuto in un posto che è la periferia di Scampia, quindi immaginate un attimo una cosa che si chiama Sant'Antimo, con due genitori, vi ho detto, 18enni e 15enni, non di famiglia, diciamo così, in un contesto molto complicato. Oh, ma come mi fanno incazzare quelli che dicono, ah, ma siccome io ho il contesto così, allora purtroppo che altro può fare? Posso fare solo il criminale? Ma vaffanculo, scusate, ma vaffanculo. Non è vero, bisogna combattere ogni giorno, bisogna, poi naturalmente ti può anche andare male nella vita, però diciamo che io non credo alla fortuna, credo molto al caso, cioè le occasioni ce le abbiamo tutte nell'arco di una vita, dobbiamo essere bravi a coglierle. E il Sud poi paradossalmente ha l'occasione, come dire, non ha un'occasione o un caso, ha la cosa proprio stabile, cioè ha la natura dalla sua parte, il Sud ha la natura dalla sua parte e noi è una natura, come dire, benevola, bella, calda, tiepida, le spiagge, i monti, è una natura anche culturale delle persone, che è una natura socievole, creativa, interessante. I meridionali sono più interessanti, diciamo. Fatevi una cena con tutti i milanesi, una palla che la moce, ti annoi, una roba. No, ma è così, lavoro, una roba. Andiamo tutti alla giugulare con me. Io andrei proprio sul piano antropologico del... Io volevo intanto, come sapete, già da ieri siamo collegati via streaming con la rete, quindi abbiamo un pubblico che ci segue da casa, e allora io volevo chiedere al pubblico che ci sta seguendo di proporci le loro domande, così noi le più interessanti le proporremo appunto a Carlo Puca e avrete la vostra risposta in diretta. Posso dire un aneddoto minimo? Allora, la casa editrice, questo, allora dice sempre, mi raccomando, a fare le presentazioni, prepara sempre uno che deve fare una domanda, perché se poi non la fa è una brutta figura, diciamo, così abbiamo risolto il problema. No, noi dalle nostre parti questo rischio è l'unico che non corri, perché siamo sempre quelli descritti da Corrado Alvaro, che alla fine Antonello non vedeva l'ora di incontrarli i carabinieri, che finalmente potrò dirgli la mia, e quindi... Non, però c'è questa traccia antropologica che tu, se ho capito bene, se torniamo, io parto sempre con quella grande ombrello che mi ripara da ogni figuraccia, sono un cronista di strada, non un critico letterario, tu la metti su tu, tu poni la presenza di una traccia antropologica, di approfondimento antropologico nel libro, e la metti su due livelli. Uno è quello che hai appena detto, diciamo, ed è il livello positivo che dà un'identità particolare al tipo meridionale. A proposito di tipo, Rodotà, quando spiegava la teoria del tipo, dice: il vero genio non è chi ha inventato la ruota, è quello che ha inventato il tipo. Perché prima c'erano i belli e i brutti, poi qualcuno ha inventato il tipo e lì un sacco di persone si sono salvate. Allora, e non c'è dubbio, anche lavorare con i milanesi è difficile, perché io lo vedo nel mondo delle agenzie di informazione primaria, dove i tempi sono rapidissimi. Il milanese è preciso nella esecuzione, ma non gli chiedere di prendere un'iniziativa o di trovarsi davanti a un problema. Vai a prendere le ultime agenzie nella stanza del direttore, torna senza, dice: ma è buio, accendi la luce, lei non me l'aveva detto. Quindi è difficile, ma è un paradosso. Però poi c'è una traccia antropologica un po' cattiva, perché poi alla fine, diciamocelo francamente, Carlo, a chi lo vuoi dare a bere? Questo scritto è anche uno scritto con rabbia. C'è molta, molta, molta rabbia. C'è una grande difesa della tua identità di meridionale, ma c'è anche molta rabbia, immagino, perché trovi il nemico in casa, ecco, le cose che abbiamo detto prima, quando hai fatto bene anche a usare le parolacce, perché in quel caso
se hai il dono della sintesi non puoi che usare una parolaccia. Però tu fai un altro esempio nel libro, lo nombri, lo porti. Non è un caso unico il paese che si divide in due mondi. In Germania in tempi recenti è stata più dura prendere due realtà che erano separate da un muro, una gestita da una democrazia parlamentare e un'altra dall'autoritarismo bolscevico, eppure quindi, hanno fatto la parità del marco 1-1. E noi qualche anno fa abbiamo festeggiato, ma io ci metterei le virgolette attorno al termine festeggiato, un'unità d'Italia che è sempre più fittizia. E allora lì c'è anche un danno e un dato antropologico. E se è un dato antropologico, come misurarsi? Perché lì non siamo più davanti ai piccoli peccati veniali di tutti i giorni, cioè comincia ad essere anche una superare un problema di quel tipo non è roba per le spalle dei singoli, per quanto acculturati, per quanto sistemati in modo organizzato, eccetera. Lì o c'è una classe dirigente vera, o quel gap antropologico non lo colpo, soprattutto in periodi di recessione. Guarda, allora ti dico subito. Allora, io sta cosa del dato antropologico è una delle cose appunto che mi scatena la rabbia che dici tu. Ma ti spiego il motivo, cioè che, o meglio, è che non ho la spiegazione. C'è una roba che mi fa impazzire, veramente mi fa impazzire. Ma perché? Tu ti citavi Dulbecco. Ma perché un meridionale che sta nel meridione, diciamo, ha un miliardo di difficoltà? Tony, quante difficoltà hai avuto a fare sto festival, eccetera? Tu quante difficoltà hai a fare i giornali? Una roba infinita. Ma perché quegli stessi meridionali, quando li metti al centro e al nord, sono quelli più bravi? Quelli che... Noi Milano e Torino, ragazzi, le fortune le abbiamo fatte noi, siamo stati noi meridionali, particolarmente voi calabresi e i siciliani. La Fiat sono i calabresi e i siciliani. Milano sono i napoletani e i pugliesi, soprattutto. Poi. C'è la fortuna di quei luoghi, l'abbiamo fatta noi. Ma perché quella stessa energia, quelle stesse energie, intelligenze, talenti, non possono stare qui a farle quelle cose? È una cosa che mi fa impazzire. Se tu prendi la stessa persona, la metti qui, ha 8.000 problemi. È una risposta, forse l'ho trovata domenica scorsa. Adesso vi spiego perché. Sono andato in Puglia sempre a presentare il libro a Monopoli. Il giorno dopo sono andato a visitare un'azienda che si chiama Black Shape. Che cosa si sono inventati? Allora, si sono inventati degli aerei ultraleggeri per i ricchi arabi. Cioè, tu praticamente c'hai questi aerei a due posti, con interni poltrone in pelle umana, cioè quelle cose lì, maniglie d'oro, cose eccetera eccetera. Questi due ragazzi, il più grande ha 31 anni, il secondo ne ha 29. Nel 2011 l'azienda non esisteva, ne erano loro due come startup. Nel 2016 fatturano 10 milioni d'euro, va bene? Da soli hanno venduto già 25 aerei, adesso lanciano l'aereo ancora più di lusso perché va più veloce, quindi c'è l'arabo che dice no, ma voglio andare a 10 all'ora più veloce, loro glielo fanno. Ora tutto in fibra di carbonio, cioè stanno nel futuro, nella contemporaneità e nel futuro, non nella speranza, che è un'altra parola che ormai mi ha stufato, vi dico la verità, la speranza del sud, la speranza, basta speranza, concretezza, realtà, presente, futuro, costruiamo, facciamo, basta speranza, concretezza. Allora questi ragazzi mi dicono, ci sai, noi abbiamo scelto ieri due ingegneri. Abbiamo scelto ieri per un motivo molto semplice. Dico, qual è il motivo? È il motivo che racconti tu di Barletta. Perché a Barletta, dovete sapere, ma racconto anche della mia zona, era la Varese del Sud, Barletta negli anni Ottanta divenne la
un luogo studiato persino dal New York Times, dall'Economist, fecero le copertine dei giornali, perché era la Milano del Sud, cioè il livello di manifattura di Barletta era straordinario, cioè i grandi stilisti mondiali andavano a Barletta a farsi fare i vestiti, per capirci. È durata 7-8 anni, un po' meno, no, forse anche un po' meno. Perché? Perché naturalmente nel giro di 2-3-4 anni accanto sono nate le fabbriche abusive, i capi taroccati, sono cominciati ad arrivare i cinesi e tutto quanto. Io racconto anche la storia, per esempio, di Natuzzi, i divani, perché Natuzzi, unico a mettere lì cose, lo sapete che a Matera, perché dico poi andare in giro si scoprono le cose, una cosa che nessuno, a Matera vivono 1200 cinesi, che nessuno vede, dato della questura, cioè vivono, tu non te ne accorgi, non li vedi, vivono tutti in questo posto che si chiama La Martella, che sarebbe la zona industriale, però progettata, pensata da Adriano Olivetti, quindi un posto anche molto bello da vedere, non pensate alle zone industriali, quelle lì, e vivono tutti lì, e producono naturalmente i divani taroccati, però con, diciamo, ma davvero, allora, questo per dirvi perché tutto sì. Io passo da un argomento all'altro, se non mi segui, se pensate che dica scemenze me lo dite, non è un problema. No. Sì, disordine totale. No, perché mi vengono in mente le cose. Perché vi dico questo? Torniamo a Black Sheep. Lui mi dice: io ho fatto gli aerei, ecco, così chiudiamo il discorso, se no veramente troppe parentesi. Ho fatto gli aerei perché se avessi inventato, che so, la lattina aerodinamica per la Coca-Cola, o piuttosto il tessuto di jeans nuovo, fantastico, a me in 3 anni mi avrebbero imitato e mi avrebbero distrutto. L'aereo, fare un prototipo, costa almeno 1,5 milioni di euro, quindi non lo possono fare. Dico questo perché? Perché c'è una generazione, a proposito di antropologia, e il dato è proprio dell'altro giorno, per questo io dico che non tutto è finito. Noi dobbiamo soltanto riuscire a eliminare questi tappi, quelli che io chiamo i dittatorelli. Noi non abbiamo, diciamo, il nazismo, ma abbiamo i dittatorelli, abbiamo le mafie, abbiamo una certa politica, abbiamo anche una certa burocrazia, certi sindacalisti, certi imprenditori che sono venuti al sud a prendersi i soldi e poi sono scappati con la cassa e che fanno schifo naturalmente. Cioè noi abbiamo, diciamo, in tutte le categorie, giornalisti, non ne parliamo, che per cui non sembra, diciamo, e noi dobbiamo liberarci da tutti questi datorelli. Ma c'è una generazione di ventenni, trentenni, per i quali noi appunto come generazione dobbiamo lavorare, che non ci pensa proprio più a mio padre mi deve trovare il posto all'ufficio anagrafe del comune o mi devono assumere come forestale perché a quella famosa, diciamo, Repubblica Italiana fondata su uno stipendio pubblico, non sul lavoro, che sono due cose diverse. No, ma non è nemmeno... Guarda, ti posso dire, io per esempio... Ma naturalmente questa è una questione culturale, ecco perché dico la nostra generazione ha questa responsabilità. Quando io all'epoca, allora, mi autodenuncio, non c'è nessuno nella mia famiglia, prima di me, che non abbia un posto pubblico, cioè... Tutti quanti hanno lavorato nel pubblico, chi, diciamo così, e tutto quanto. Quando io a un certo punto dico, guarda, me veramente vorrei fare un'altra cosa nella vita, ma tu sei pazzo, ma noi adesso parliamo con questo che ti mette nella lista di disoccupazione con l'articolo 23, all'epoca c'era l'articolo 23, non so se qualcuno è stato assunto con questo articolo 23 all'epoca. No, no, ma davvero, c'era l'articolo 23, lo ricordo male. C'era, vero, l'articolo 23, perché poi attraverso un mese di tirocinio, 4 giorni lì, gli diamo 20 voti, poi a questo così, eccetera, eccetera. Ma voi siete pazzi, ma voi siete pazzi, ma basta, io voglio essere libero. E forse ero un po' atipico io rispetto alla mia generazione? Non fa niente, la generazione di adesso, per necessità, perché è finita, diciamo, non c'è più possibilità di essere assunti nel pubblico, scordiamoci, è finita, non c'è proprio, è finita, non si può. Quindi l'altro giorno è uscito il dato dello Svimez, il 40% delle imprese nuove degli under 30 in Italia sono al sud, che però è abitata soltanto dal 20% scarso degli italiani, cioè vuol dire che abbiamo un trend il doppio rispetto a quello del nord, vuol dire che questi ragazzi esistono, vogliono esserci,
Allora noi dobbiamo fare in modo di non frustrare sti ragazzi, di fare in modo che non gli capiti, appunto, per questo dico tutto si tiene, uno che gli apre la fabbrica abusiva accanto perché così copia, ci lucra sopra, che il clandestino, mi dispiace, ci vuole anche, non so l'idea, il clandestino arriva e così. Io sono a favore delle migranti, perché non vorrei passare, però voglio dire regole. Il mafioso che gli va a chiedere la tangente e lui scappa, o un dranghetista in questo caso, in Calabria. Il burocrate che per darti il permesso ti tiene lì 3 anni perché devi andare dal professionista amico suo, perché se non vai dal professionista amico suo, quello non ti dà la cosa, eccetera. Allora, è più difficile. Al sud è tutto più complicato. Però c'è questa generazione qui che non vuole scappare. E che spero che un giorno, ma lo dico sinceramente, guardate, spero che un giorno assumino i miei figli. Cioè io voglio che i miei figli tornino al sud. Voglio fare il percorso, mo mi sono pigliato questa fissazione. Io voglio che vengano a vivere al sud. Tutti se ne vanno, magari li farò studiare fuori, questo non lo so, poi dipenderà anche dalla qualità, anche che tutto si tiene, la qualità dei nostri atenei, la qualità della vita, come migliorerà o non migliorerà, cioè tutto si tiene assieme naturalmente, però io, la mia ambizione vera è portare questi 2 ragazzi, 18 mesi adesso e l'altra ne ha 75 giorni, la madre più preparata, li voglio portare qui. L'ho pure chiamato Antimo, pensa, come Sant'Antimo il mio paese, che devo dire anche lui un santo importante, voi non lo sapete, ma ha qualche problema. Alunni del liceo classico, vi adoro. Di Luigi, che chiede, considerata la situazione morale che vive un po' tutto il paese, forse non sarebbe il caso di cominciare a scrivere la continuazione del suo libro L'Italia deve morire? Ma questa parte, in verità io amo il sud e quindi parlo del sud, come si chiama? Luigi, ciao. Allora, io amo il sud e quindi parlo, ma adesso non vorrei passare come quello che parla soltanto di noi meridionali, c'è un bel corposo, diciamo, capitolo dedicato ai nordisti. Perché spiego questa cosa? Che considero tra i mandanti dell'assassinio del sud, perché i nordisti speculano, anche loro sono tra quelli che mangiano sulla nostra, sul nostro coma, però sono poco lungimiranti, perché, piccola parentesi, uno dei problemi del sud è che non ha un grande giornale, non ha una televisione, non ha una casa editrice che si occupi di questi temi, perché poi ci sono case editrici che si occupano di letteratura importanti. Quindi non ha voce nemmeno dal punto di vista dell'editoria, del nostro mestiere. Cioè è complicatissimo far passare, se non da un punto di vista naturalmente delle cose negative, ma questo perché, diciamo, no, ed è uno dei motivi per cui poi le mafie si sono prese anche la nostra reputazione, cioè come se fossimo tutti di un certo tipo, no, naturalmente, ma perché non c'è un contraltare, non c'è nessuno che possa urlare una cosa diversa. Allora, che cosa? C'è un dato che nessuno racconta. Scommetto che per il 90% di voi è la prima volta, io adesso a memoria non me lo ricordo, ma più o meno facciamo che le cifre siano quelle. È la prima volta che lo sento. Allora, il Nord paga tasse, facciamo, termine ipotetico, per 100 miliardi di euro. Queste tasse finiscono a Roma e una parte di queste tasse, questi, ribadisco, ci sono le cifre giuste lì, i numeri sono un disastro, finisce a finanziare il Sud. Va bene? Ed è il motivo per cui il Nord dice che il Sud lucra sulle sue spalle. È la seconda parte che non viene mai raccontata. La seconda parte è che noi meridionali compriamo beni e servizi del Nord per una somma nettamente superiore agli ipotetici 100 miliardi, 20, 30, 40 miliardi che loro ci danno. Perché? Perché noi abbiamo il reddito naturalmente dal lavoratore dipendente e loro hanno le fabbriche che producono beni e servizi. Quindi i dipendenti da noi comprano le cose loro perché loro hanno le fabbriche. Banalmente, quando compri un gelato, faccio per dire una bibita, il 90% dei casi è stata prodotta al Nord, o un bullone, il 90% dei casi è prodotta al Nord. Questo che vuol dire? Vuol dire che se il Sud muore, a proposito di seconda parte,
muore anche il nord. Perché? Non è che io me li sono inventati i dati, questi sono dati di Banca Italia, cioè stiamo parlando delle imprese della Lombardia, il 96% mi pare morirebbe senza il sud, perché non saprebbe a chi vendere i suoi prodotti, va bene? Chiuderebbe, sarebbe la fine dell'Italia, cioè la morte del sud, significherebbe anche, quindi un muoia Sansone con tutti i filistei, come spiegato. Se muore il sud, muore anche il nord, è già scritto, quindi non è che bisogna scrivere la seconda parte. Diciamo, io nel libro racconto come il governatore Maroni dice no, ma noi vogliamo semplicemente una piccola riforma, che le tasse restino dove vengono pagate, quindi i lombardi che pagano le tasse in Lombardia, poi i servizi, tranne una piccola quota che serve a pagare questo esercito, le cose, la politica estera, eccetera, significherebbe la morte dei lombardi, cioè un suicidio, è un suicidio. Non è la morte dei lombardi perché c'è l'imbroglio dietro, però purtroppo la mancanza di una casa editrice, di un giornale, di una televisione che lo racconti, perché l'imbroglio dietro, fateci caso perché sfugge poi all'attenzione di tutti, è l'IRAP. Certo, perché se la tassa va pagata dove l'azienda ha sede legale, la sede legale della Telecom, dell'Enel, di tutti quelli che forniscono i servizi che noi, non è in Calabria, è nel Lazio e in Lombardia. Quindi quella tassa, i proventi di quell'azienda, va in quel territorio regionale. Quindi io starei attento che recuperano anche da lì. Certo, il punto è sul flusso li puoi battere soltanto se la formazione delle intelligenze non avviene lontano da qui, perché l'altro problema che immagino molte famiglie avranno è quello di far vivere, per far maturare loro delle esperienze di formazione universitaria avanzata, i loro figli lontano da qui, e quando quelli sono abituati alla meritocrazia digli torniamo qua e vediamo l'articolo 23. E questa è la difficoltà, ed è una difficoltà che nel tuo libro, e questa è la domanda con la quale io poi concluderei anche per non stancare chi ha avuto grande pazienza e grande attenzione nei nostri confronti, quella parte che tu mi permetto di arricchirla, quella parte che tu dedichi a quella, perché a quel campanello d'allarme che è il meno 33% di iscritti ad Arcavacata, io la completerei, perché le università, in questo io sono dell'idea che la cosa che la scuola deve tornare a fare, la scuola, questo ha ragione Grazie. L'università deve tornare a fare, io vorrei essere nei panni di quei ragazzi dell'università di Arcavacata che in questi giorni in cui il paese è impazzito presso questo referendum, lasciamo perdere chi è per il sì, chi è per il no, non mi interessa, ma io studente che vado a formarmi ad Arcavacata mi trovo un dibattito pubblico nel quale il mio rettore, che di professione fa l'ingegnere, mi invita a votare sì. Il mio professore, che è un luminare riconosciuto anche fuori, Silvio Gambino, che fa di mestiere il costituzionalista, mi invita a votare no. E io, che sono venuto qua per imparare una cosa, cioè minimo me ne vado alla Neurodeliri. Cioè noi non ci rendiamo conto, non chiediamo conto, noi mischiamo tutto, consentiamo tutto. Io ritengo, e questa è la domanda, che il nostro peggiore nemico sia la tolleranza. Noi siamo maledettamente tolleranti, passiamo per essere gente focosa, eccetera, ma mi pare che tranne l'anduia non abbiamo prodotto nulla di particolarmente, diciamo, piccante. Veramente, cioè io gradirei di vedere i calabresi che vivono come il finale di quel film Quarto Potere, mi pare, che dove a un certo punto lui spalanca la finestra, io sono incazzato nero e queste cose non le sopporto più, ma perché non è più una scelta per noi, perché è l'unico modo che la mia generazione ha
per non dover abbassare lo sguardo rispetto alla generazione futura, perché i nostri figli sono migliori di noi. Io poi una generazione da buttare via, troppo vecchio per il, troppo piccolo per il 68, troppo vecchio per il 77. Se io non fossi esistito, il mondo non avrebbe avuto, dico io come generazione, non avrebbe avuto, restava quello che è, né un danno né un passo avanti. Allora, su tutto questo, individuato il problema, perché mi pare che più o meno da chi ha scarpinato per 60 giorni, a proposito, te li telefono Armani, di non provarci a dire che hanno, che il 22 inaugurano l'autostrada. No, ma il 22 mettono una pietra e dicono gli altri 60 chilometri poi vediamo. No, ma anche questo. Ma i 60 chilometri dove 5 ragazzi calabresi sono morti, quell'autostrada doveva servire alla memoria di 5 ragazzi calabresi morti sotto un costone che è andato a finire sull'autostrada. Proprio quei 60 chilometri che dovevano essere i primi come dato morale, come risarcimento morale a questa terra ad essere fatti, sono quelli che non verranno. Scusa, posso quindi dire? Se ti chiama Armani dici... No, ma ne abbiamo parlato, lui ammette che non finirà. Quindi no, detto, è così, puoi concludere anche su tutto il resto. No, però sulla... guarda, è un tema interessante questo, cioè tu muoiono 5 ragazzi sulla Salerno Giolito per una storia assurda, io sono rimasto agghiacciato all'epoca, ma veramente agghiacciato, è durata un giorno, ma... poche righe diciamo sui giornali nazionali, non cosa. Voi pensate se purtroppo fosse... non erano in un pullman dell'Erasmus, esatto, in Spagna, esatto, questa è la colpa, sono morti da ragazzi, questa è la che cosa facevano sport incredibile in Calabria, questo è... voi pensate se fosse accaduto a che ne so sulla Milano Brescia, ne starebbero ancora parlando, ne starebbero ancora parlando, o meglio avrebbero sistemato tutto nel giro di 15 giorni, risarcimento alle famiglie, cioè avrebbero fatto le cose come vanno fatte, come vanno. Non ci considerano proprio. Lampedusa, ora uno pensa a Lampedusa, ecco perché Lampedusa, io apro il libro di Lampedusa, perché uno dice Lampedusa in questi anni abbiamo sentito quanti milioni d'euro? 35 milioni d'euro stanziati per Lampedusa, 80 milioni d'euro stanziati, ma in verità sti soldi vanno tutti quanti, innanzitutto per l'emergenza migranti, poi a queste onlus tutte non lampedusane, internazionali, anche note, importanti, eccetera, tutto quanto, nelle quali i lampedusani non lavorano, infatti la disoccupazione è al 22%, non li vogliono, perché cioè, sono troppo sentimentali i lampedusani. Ma soprattutto a Lampedusa, voi lo sapete che non ci sono le fogne, si allaga tutto ogni volta che piove, ma lo sapete che l'acqua potabile arriva, non arriva, arriva a pizzichi e bocconi, adesso devono comprare l'acqua minerale, la benzina costa un terzo in più che in Sicilia, nella grande isola, e che l'energia costa il doppio, e che se tu vuoi farti arrivare un mobile, che ne so, con una cosa comprata su internet, consegnano a Porto Empedocle e poi ti devi pagare il viaggio, lo sapete che i lampedusani non nascono a Lampedusa perché non c'è un punto nascite? E i Lampedusa, l'ultimo bambino nato a Lampedusa credo abbia 34 anni e i lampedusani sono nati a Torino, Milano, Ancona, Palermo naturalmente. Sapete perché? Perché quando, scusate, io sui bambini è un periodo un po' così, ma esagero un po', ma, perché quando nasce un bambino naturalmente tu devi stare almeno 3 settimane prima nel luogo dove pensi di farlo nascere. Siccome Lampedusa non può nascere, loro emigrano, genitori, suoceri, in genere, insomma un aiuto. Siccome non c'è nemmeno un rimborso per questo viaggio, questa cosa, loro si vanno ad appoggiare dove hanno i parenti, emigranti. Ecco perché nascono a Torino, a Milano, ad Ancona, ad Anzio, c'è una comunità di lampedusani. Perché? Perché devono risparmiare, perché 3 settimane fuori, diciamo, costano. E il libro si apre proprio con questo fatto, perché poi appunto andando in giro si scoprono le cose. All'aeroporto di Palermo arrivo e trovo sto bambino, aveva 6 giorni, Marco, 6 giorni, con sta madre ancora, che appunto aveva fatto diciamo, un parto complicato, ancora tutta così. Io dico, ma forse si doveva, mi raccontano questa storia, dico, sì, ma lei forse doveva riposare un altro po'. La madre da dietro, senti proprio questa voce della madre, dice, non stava bene, non so se si usa anche qui, non stava bene, a Napoli si usa, dice, eravamo ospiti, non stava bene stare troppi giorni, sarebbe stato, diciamo,
vergognoso. Quindi così, io, allora sto bambino, tu, abbiamo fatto questo viaggio con sto bambino che piangeva, atterriamo a Lampedusa, è ancora tutto emozionato da sta cosa, devo dire. Lì funziona che ti viene a prendere quello dell'albergo all'aeroporto, perché funziona così, quindi viene a prendere, quindi emozionato gli racconto sta cosa, come la sto raccontando a quelli, con una calma, ve lo giuro, serafica. Mi guarda e fa, ah, ma se per questo a Lampedusa è impossibile pure morire. Io dico, dice, se per questo a Lampedusa è impossibile pure morire. E io dico, ma come è impossibile? Aspetta un attimo, ferma sta panda arrugginita davanti a un fine, io ho tutte le foto, naturalmente non ve le posso far vedere perché siamo... ma si ferma davanti a sto manifesto funebre, c'era un nome col soprannome naturalmente come si usa lì, e poi sotto, i funerali si svolgeranno con l'arrivo della nave, che si mette su tutti i manifesti funebri. Perché? Ve lo spiego. Quando tu stai male vai a curarti comunque appunto in Sicilia, generalmente. Se muori in Sicilia e l'aereo è troppo piccolo per portare la barca, cioè non ce la fanno a caricarlo su, quindi deve venire per forza in nave. D'inverno, 5 giorni su 7 o 3 settimane di fila, il mare è grosso. Quindi la nave non parte sempre. Quindi il morto rimane nella camera mortuaria di Porto Empedocle a spese dei parenti del morto, che devono pagare l'affitto della camera mortuaria finché la nave non parte. La nave parte e porta il morto, e quindi poi c'è il passaparola sul fatto. Allora, io dico questo, ed è veramente, penso che sia proprio emblematico di quello che... Ma se Lampedusa fosse stata al largo di Genova o di Venezia, ma anche di Roma, ma secondo voi starebbero vivendo così? Secondo me no, ovviamente. Perché? Ma perché non abbiamo voce, e perché anche loro, secondo me, anche noi meridionali, lo dico, non mi stuferò mai di dire, siamo veramente troppo per il vivere e lascia vivere, vivi e lascia vivere. Troppo con questo fatalismo che all'inizio aveva, diciamo, un coteaulico il fatalismo, le cose, ma è diventato proprio rassegnazione, nulla può cambiare, non è vero che nulla può cambiare, e possono cambiare, ribadisco, i bagni dell'autostrada. Ma veramente sono i comportamenti individuali. Voi pensate, allora, gli autogrill, ve lo dico così mi piglio la querela, sono di Benetton. Ma noi lanciamo una campagna, non comprare Benetton finché non fai i bagni dei due benedetti autogrill, e vediamo se li fanno o non li fanno. Immediatamente. Capito? Cioè, oppure individualmente non ci andiamo più. Adesso sto dicendo la prima cosa, ma naturalmente è così per tutto. Ma vi sto tediando, è l'ultima cosa ve la devo dire però, 5 secondi. Quando ho fatto la prima presentazione a Roma, a un certo punto ho raccontato di Papa Sidero, che voi naturalmente forse, diciamo, da calabresi conoscerete alquanto. Allora ho fatto sta cosa alla presentazione a Roma dicendo: voi sapete dov'è Papa Sidero? E nessuno sapeva cosa fosse Papa Sidero, ed erano tutti giornalisti, cosa, cioè, mi ha molto divertito sta cosa, devo dire. Per cui Papa Sidero, tra l'altro, è diventato, nelle recensioni dei giornali, il caso più raccontato. Il sindaco è felicissimo, perché dice, finalmente qualcuno. Papa Sidero è una miniera d'oro che noi dobbiamo cambiare la storia in questo senso qui. Cioè, per arrivare a Papa Sidero, che ha la grotta, il graffito preistorico più antico d'Europa, e su 50 cadaveri dell'era paleolitica, 9 sono stati ritrovati a Papa Sidero, cioè è un'enormità. Storica, turistica, potenzialmente, cioè puoi fare. No, io alla Rico niente. Te lo dico perché io so, perché poi sono pure un po' arrabbiato col sindaco, devo dire la verità, perché voi sapete che questa roba è stata scoperta alla fine degli anni 60, e voi pensate che chissà quali investimenti. Allora, alla fine degli anni 60, un pastore crolla la grotta, trova sta cosa.
chiamano immediatamente questo luminare dell'arcologia che arriva dall'Università di Firenze, arriva, vede questa cosa, si commuove, piange, sviene, ah, una cosa meravigliosa, stupenda, straordinaria. Bene, dalla fine degli anni 60, adesso, tutta sta roba che abbiamo trovato, l'hanno trovata in 15 giorni d'estate, il professore dell'epoca, il suo erede all'università e 5 studenti stagionali che vengono 15 giorni l'anno a luglio a Papasidero a scavare e vengono ospitati, vitto e alloggio, a casa dei papasiderani, non da sovrintendenza ai beni archeologici, culturali, eccetera, e tutto quanto. È una roba che io dico, ma cioè, se trovano un tombino di epoca romana, una fogna di epoca romana dalle parti della pianura padana, circondano, arrivano cose, eccetera, eccetera. Ma perché? Ma perché? Ma basta! Ma basta! Cioè, non è possibile! Non è possibile! Bene, grazie. Grazie, grazie a voi. E speriamo che di vincere almeno la battaglia della comunicazione, perché sennò sai come finirà, che nelle guide che presenteranno a New York diranno Papasidero, una ridente e ricca località ad appena 1000 chilometri da Milano. Allora io vi lascerei con questo hashtag che è in comune tra Carlo Puca e Don Aniello: l'incomunicabilità e l'incambiabilità non esiste. Tutto si può cambiare, basta volerlo.